Sono appena terminate le qualifiche del Gran Premio di Jerez per la MotoGP. Questo è l'ordine di partenza per la gara di domani. Qualifiche che non hanno dimostrato tante cose in più da quello già visto nelle prove, cioè più o meno i risultati ci si potevano aspettare. Quartararo lì davanti, sempre comunque leader del mondiale in questo momento, va forte. Ricordiamo che qua Jerez ha vinto due gare lo scorso anno, quindi un Quartararo che andava forte qui ci si poteva immaginare. È andato forte per tutto il weekend, sempre in top 5 se non addirittura in top 3, quindi un Quartararo che domani c'è sicuramente è il favorito, o comunque tra quelli che sono favoriti per la vittoria. Molto bene anche Franco Morbidelli, che posso dirlo, finalmente ritroviamo quello dello scorso anno. Dopo due weekend a Losail dove non sapeva nemmeno lui da che parte rifarsi con la nuova moto, che poi non è nuova perché ha sempre la 2019. Dopo un weekend a Portimao da 6, senza andare troppo bene, senza andare troppo male, alla fine quarto, probabilmente con qualche giro in più sarebbe riuscito addirittura ad arrivare a podio, però comunque non lo sappiamo. Comunque questo weekend fin dalle prime prove è andato bene, in qualifica è andato bene, e domani, se vuole rientrare di prepotenza nella lotta al campionato, ha ancora tutte le carte in regola per farlo, visto che siamo alla quarta gara su 21, quindi ha tutte le carte in regola per farlo. Domani Frankie deve arrivare nei primi due e soprattutto, cosa più importante, deve prendere punti a Fabio Quartararo e Bagnaia, che sono forse al momento i rivali più agguerriti. A proposito di Bagnaia, Bagnaia che conclude in quarta posizione, apre la seconda fila, è comunque lì davanti, sono molto contento per lui. Me lo aspettavo, vedendo le prove, un pochino più in difficoltà. Lo stessa qualifica non l'ha fatta per tutto il turno in maniera brillante, però all'ultimo giro riesce a tirar fuori una quarta posizione che, considerando la distanza tra i tempi, non è per niente male. Quindi apre la seconda fila Pecco Bagnaia, è lì tra i primi, quindi sono molto molto contento di Pecco. Molto contento di vedere lì davanti anche Jack Miller, che dopo tre gran premi dove, non lo so, forse la pressione, forse non so cosa, comunque non ha fatto grandi cose, comunque è lì anche questo weekend. Questo weekend finalmente è lì dopo tanta difficoltà nell'approccio nella nuova moto. Comunque finalmente è lì, lo troviamo Jack, e sono molto curioso di sapere che cosa farà domani. Bene anche l'Aprilia, anzi bene per così dire, perché me lo aspettavo almeno in seconda fila personalmente, però benino l'Aprilia con Espargaró, sempre lì, sappiamo, perennemente in top 10. Quest'anno è migliorata molto, è una moto in crescita con un pilota che la sta evolvendo secondo le sue caratteristiche, quindi sappiamo che l'Aprilia sta crescendo, Aleix Espargaró pure, quindi dobbiamo dargli tempo. Bisogna vedere anche se andrà in porto l'affare Dovizioso o meno, che sarebbe un'ulteriore risorsa e anche un bel pezzo da 90 per Aprilia per migliorare le proprie prestazioni. Per quanto riguarda sempre la stessa fila, troviamo la prima Suzuki, Alex Rins in nona posizione, che precede il compagno di squadra Johan Mir, che secondo me, ragazzi, vista la posizione di partenza e soprattutto viste le precedenti gare e quelle dello scorso anno, secondo me non avrà troppa difficoltà a lottare per il podio. Lo dico perché se fosse stato un pilota normale, beh, non parte decimo, come fa a arrivare sul podio? Ma stiamo parlando di Johan Mir, che è uno che non lo vedi per due terzi della gara e poi ti tira fuori, non lo so, 5 giri da favola e riesce a riprendere il gruppo del podio, e addirittura, se il primo non è andato via come a Portimao, riesce addirittura a vincere. Quindi sì, Johan Mir secondo me domani può lottare per il podio benissimo. Uno che secondo me non può lottarsi per il podio domani sarà Maverick Viñales, che, visto quello che ha fatto vedere a Portimao, o parte davanti e riesce a stare nel gruppetto nei primi giri e poi viene fuori, oppure se parte indietro non c'è niente da fare. Secondo me, io resto dell'idea che dopo la prima curva lui è caduto, perché viene travolto, o cade lui e travolge qualcuno, o si ritrova 19esimo dopo la prima curva, partirà male. Spero vivamente che non sia così per lui, anche perché Maverick mi sta anche simpatico, però purtroppo, da quello che sta facendo vedere in questo periodo, anzi da quando è arrivato in MotoGP, queste sono le aspettative. Quindi, ma ha più probabilità di andare Mir sul podio che Maverick.
unpopular opinion. Per quanto riguarda la Honda, la prima Honda che troviamo è quella in seconda fila di Takaaki Nakagami con la Idemitsu. È andato forte tutto il weekend, tanto che stamattina ha anche fatto il miglior tempo nelle prove, ha un bel passo, quindi Takaaki Nakagami da tenere d'occhio, non è assolutamente da escludere per una possibile lotta per il podio. Bene, bene, bene Nakagami. Bene anche Zarco, che comunque, avendo una moto non ufficiale, comunque è lì, sesta posizione. È un po' il picco dello scorso anno. Secondo me una gara a fine anno la vince, da qui a fine anno, magari proprio domani, non lo so. Secondo me le carte in regola le ha tutte, però non sono dell'idea di chi dice: ah, vince Zarco il mondiale. No ragazzi, non, secondo me non lo vincerà Zarco il mondiale. Per quanto riguarda la KTM, ragazzi, beh, la KTM, io, come ho detto nei test, se vi ricordate il video dei test dove analizzavo i test a Losail prima dell'inizio della stagione, dicevo: ma la KTM c'è o non c'è? Non c'è, ragazzi. La prima KTM che troviamo è quella in quarta fila, in undicesima posizione, con Brad Binder. Non è andata bene per tutto il weekend, quindi non vedo perché dovrebbe andare bene domani. Poi magari magari domani Binder vince. È una mia ipotesi, poi fate voi. Però comunque fatto sta che secondo me non è... La KTM deve fare mettersi a un tavolino, discutere dei problemi come fece l'anno scorso, perché l'anno scorso, quella che abbiamo visto l'anno scorso, era una grande KTM, cosa che non stiamo vedendo quest'anno. Per quanto riguarda i piloti flop, mi viene in mente, vabbè, ormai da tre gran premi di fila, questo è il quarto, Valentino Rossi, 17esimo, ormai ha difficoltà anche a andare nei 20, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Fuori dai 20 per tutto il weekend. Cioè, mi fa male dirlo, ma purtroppo è così. Valentino, un flop totale. Se le cose non migliorano, e se resto dell'idea che non miglioreranno, al Mugello lui invoca una conferenza stampa e dice: io a fine anno mi ritiro. Io l'ho sempre detto, l'ho detto anche in live su Twitch ieri, l'ho detto all'inizio della stagione. Non si sta divertendo, perché non ti puoi divertire a fare questi risultati, e non sta facendo divertire i tifosi. Quindi Valentino, se le prestazioni devono essere quelle, pensaci. Per quanto riguarda l'altra piglia di Savadori, un altro flop, vabbè, è il primo anno in MotoGP, quindi non so che dire, ormai fa queste prestazioni, addirittura dietro a gente come Lecuona o Petrucci, che sono in estrema difficoltà con la propria moto, mentre il compagno di squadra lotta per, non dico le prime posizioni, ma comunque in top 10 ci sta sempre. Quindi, boh, non lo so, Savadori dubito che possa essere a livello degli altri, dico solamente questo. Un altro flop forse, vista la posizione del compagno di Academy e Marini, perché parte 18esimo, però vabbè, non possiamo valutare un rookie dal primo anno. L'ho fatto solamente per arricchire, diciamo, questa lista, così come ci ho messo Marc Marquez, che... dopo un botto incredibile stamattina nelle FP3, cosa che per fortuna non ha comportato niente di grave né a lui né alla sua moto, che alla fine l'hanno riparata, gli hanno fatto qualche check up e poi dopo era subito in turno per le FP4 in pista. Non si riesce a qualificare per il Q2, però ragazzi, vabbè, è al secondo Gran Premio dopo essere stato un anno fermo, quindi possiamo giustificarlo. Per questo mi dispiace metterlo nella lista dei flop, però comunque è stato un flop viste le aspettative. Lo si fa precedere da il compagno di squadra Paul Espargaró, che si fa precedere dalla Honda di Stefan Bradl. Le due Honda non ufficiali precedono le Honda ufficiali, e non siamo nel 2020. Vabbè, detto questo ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo domani con il video, anzi no, che cosa sto dicendo? No, ci vediamo dopo con il video del post qualifiche della Formula 1. Perciò mi raccomando, attivate la campanellina e iscrivetevi per non perdervi le notifiche, e venitemi a seguire in live su Twitch, che stasera siamo in live su Ride e su MotoGP, anche per parlare delle qualifiche di oggi. Detto questo, da me è tutto, noi ci vediamo dopo con il post della Formula 1. Ciao ragazzi!